parte Pettilli. Dalla terza posizione se ne è accorto Vacek, va dietro Weiss, dovrebbero avere un po' più di lungo gas rispetto a Vacek, lunghissima, ma Davide Weiss ha un altro carburante, ha un altro motore, 150 metri, Leolo Cometa va in trionfo dopo lo zoncolan confortunato. Davide Weiss, prima vittoria in carriera sul Gran Sasso d'Italia, su un altro arrivo storico a Campo Imperatore. Bye Weiss a tutti gli altri da parte di Davide, il ragazzo di Rovereto, si prende la prima tappa veramente significativa di questo Giro 106. Prima e secondo Vacek e poi Pettilli, che comunque segno della croce, non c'è da recriminare niente. No, stava ringraziando. Sì. Ah, sì.